Con il presidente Raffaele Gernella del Circolo Nautico Caposele, ancora una volta Formia si è presentata campo di regata adeguato per una gara ad alto livello nazionale. Sì, siamo molto soddisfatti delle due manifestazioni che stiamo portando a termine. 15 giorni fa abbiamo avuto il campionato italiano classe 420 con 105 equipaggi doppi. Adesso questa Kinder Cup è penultima tappa del circuito degli Optimist con 330 ragazzi che gareggiano nelle varie classi. Il tempo ci ha assistito, il campo di regata di Formia non si smentisce e noi siamo veramente contenti che Formia, il circolo nostro, eccetera, siano sulla ribalta delle derive in campo nazionale. Ha parlato di una conclusione di due grandi eventi, ma sicuramente il Circolo Caposele starà sicuramente lavorando per quello che sarà il futuro, la prossima stagione. Si vuole ancora una volta implementare tutto ciò? Sicuramente noi siamo arrivati ad un livello nazionale ed internazionale dove non siamo noi che chiediamo le regate, ma ce le vengono a proporre per la bellezza del campo di regata e anche per l'organizzazione che siamo in grado di mettere in campo. Una delle cose più belle da notare è che praticamente quest'oggi ci sono numerose presenze a Formia, un volano per quello che è l'economia turistica, tanti sono scesi fino a Formia. Sì, questa, in particolare questa manifestazione per almeno due giorni muove almeno 500 persone tra allenatori, genitori, bambini e quant'altro. Le regate si fanno nei periodi morti della stagione turistica, quindi sono una grande occasione. Speriamo che anche le amministrazioni, gli operatori ci supportino sempre di più e noi saremo in grado di fare delle manifestazioni, delle stagioni veramente importanti. Con il presidente FIV Quarta Zona e il segretario nazionale della classe Optimist dobbiamo parlare di quello che è l'evento quest'oggi a Formia. Prima di tutto un evento a carattere nazionale, inizio dal segretario, a carattere nazionale che ha coinvolto tanti equipaggi qui sul campo di regata di Formia. Sì, sicuramente è una delle manifestazioni del circuito, cioè un trofeo che facciamo in 5 tappe, il trofeo Kinder Più Sport. E devo dire che è tanto tempo che non troviamo una giornata così bella. Proprio sono felice perché finalmente bel tempo, bel vento, finalmente devo dire. Come si evolve con questi ragazzi la vela? Portare 500 barche vuol dire che dietro c'è un indotto, una filiera bella vasta. Ah, sicuramente la classe Optimist si sta sviluppando, ma a livello mondiale, non solo in Italia. Cioè, a volte non ci rendiamo conto neanche noi come mai questo sviluppo, questo continuo aumentare di barche. Questo sarà da studiare allora. Parliamo del campo di regata di Formia, un campo che questa volta non ha tradito, anzi sole, mare e vento. Beh, Formia non tradisce mai, il Golfo di Gaeta e l'ospitalità di Formia non tradiscono mai. Il campo di regata è apprezzatissimo da tutti i regatanti a livello nazionale e non a caso abbiamo disputato su questi campi, su questo golfo, regate importantissimi, da mondiali di 470 al campionato delle classi olimpiche due anni fa, ed è un campo che tutte le classi che vogliono avere condizioni importanti e tecniche ci chiedono di essere ospiti qua. Abbiamo quest'anno avuto 420, abbiamo la classe Optimist, abbiamo avuto la settimana prossima avremo ancora la seconda selezione nazionale per la qualificazione ai campionati mondiali europei sempre della classe Optimist, quindi avremo qui ospiti i 140 migliori atleti nazionali che si sono qualificati, che verranno su questo campo a disputarsi la qualificazione per andare ai mondiali della classe Optimist. C'è un nome importante accanto a questa manifestazione Kinder, ma a dimostrazione che si smuovono tante persone, si smuovono grandi realtà e il mare è l'unico collettore di tutto ciò. Beh, questo è merito ovviamente del segretario
che ha coinvolto uno sponsor importante come Kinder, per avvicinando e creando questo connubio tra i giovani e questo marchio importante che ha sposato i valori della vela, dei giovani, e quindi è veramente un abbinamento importante che fa bene a tutto il mondo velico. Com'è stato allora questa due giorni e se si sta già lavorando per il prossimo anno, per i prossimi campionati, soprattutto con Formio protagonista magari? Questo non posso garantirlo. Comunque il campo ci è piaciuto, settimana prossima tireremo le conclusioni anche di questa selezione che per noi è molto importante. Poi per il calendario non posso esprimermi ancora, però terremo conto di questa realtà.